Eccoci qua con Megaton Musashi Wire, benvenuti in un nuovo video. La scorsa volta abbiamo cominciato il capitolo 11, abbiamo affrontato la nostra prima battaglia aerea e ci siamo ritrovati qui con Arshem, con questi due tizi, e sta per arrivare un worm e dobbiamo nasconderci. Dobbiamo sbarazzarcene in fretta, il cibo starà raffreddando, ma scusami, quella è la tua preoccupazione principale? È la prima volta che vedi un worm, lascia fare a noi. Ti mostrerò una cosa che non dimenticherai. Beh, siamo ancora sulla Terra, a quanto pare, e c'è un worm, ma come fa ad esserci un worm sulla Terra? Non vedo l'ora di combattere. Ah! Noi siamo sulla Terra! Non siamo su Ixia! Ecco perché, ora tutto più chiaro. Quindi sulla Terra ci sono effettivamente mostri trasformati? Ah! E combattiamo effettivamente con o con Arshem o con loro. The Worm stanno attaccando. Musashi o è in stand-by, è ora di sbarazzarsene. Ah sì, ho visto che c'era un Musashi effettivamente lì. Musashi o Zero no, Musashi o non è uno Zero quello. Ma è sempre le stesse cose. Perché vi fa vedere ora questa schermata? Boh, vabbè, non lo so. Ora capisco, Musashi o sarebbe Musashi Re. Ora ho capito. Ma noi possiamo volare? No, non possiamo volare. Vabbè, comunque. Andiamo, dove sono i nemici? Oh, eccoli. Ma stanno sottoterra. Wow! E certo, sono i worm, ovvio. Vai. Oh, e mena. Sì, vabbè, anche meno, Ho fatto una. Solo una volta ho premuto. Ancora parecchi? Vabbè. Che seccatura, quanti ne sono? Ehi! Ma quanti pochi colpi c'ha questo? Vabbè, dai. Bello però sto Musashi, mi piace. Ok, ce ne sono altri? Dai! Veniamo senza remore! Mi sa che se li sconfiggo abbastanza velocemente non possono andare a nascondersi. Ma è solo un'idea. Ehi Vic, Musashi inizia a risorgere l'energia, fai attenzione. Allora finiamo con il botto. Frantumatore Ganimede, bello. Ma è solo per uno questo. Allora non c'è gusto, scusami. Se era per più nemici per tutta l'area era meglio. Ehi, quello non era nulla. Ah, ok. Bello però comunque. Mi piace che abbia questo. Allora, il cerchio non mi ricordo come si chiama, ma è quello che usano per le divinità. Mi sfugge il nome ora in questo istante, ma è bello perché poi fa tipo propulsore. È fantastico. Peccato che con questo livello più basso prendiamo armi di livello più basso.
Però non è detto che un rango più basso sia necessariamente più debole di un'arma con un rango più alto. Questo c'è da dirlo. Yamato pilotava quell'unità. Come fanno ad averla? Dovrei chiederglielo. Beh, magari per un occhio non attento potrebbe sembrare la stessa, sì. In realtà è più figa di quella di Yamato, però. Perché avete quell'unità? Ah, allora sai parlare. Quell'unità è la stessa che usavano nel rifugio. Sei un ladro per caso? No, non sono un ladro. Beh, forse solo un po'. Io ho preso in prestito i progetti dal computer del rifugio. Poi ho usato un cantiere navale per costruirlo. Dovevo farlo per sopravvivere. Il fatto che ti abbiano lasciato usare un cantiere navale per costruire un Musashi, o meglio, un rogue in generale, è tutto dire. Ti va di fare un patto con me? Ah, rieccoci qua con Griffiths che ha offerto la sua testa alla regina. Razza di sciocco. Preparati a morire dinanzi a me. Bravi, bravissimi. Ecco il piano qual era. Altezza, sarò io a cambiare Xidol. Griffiths, che tu sia maledetto! Ma se non ti sta bene puoi anche andartene, non è che ti tratteniamo. Ma voi due ritenete che quello che avete fatto è giusto? Cioè no, così, tanto per capire. Cambiare Xidol. Pensare che avremmo organizzato un colpo di stato. Noi che prima non eravamo altro che semplici plebei. Hai ragione. Quell'uomo si è spinto tanto in là da farci diventare nobili. Lo seguirò senza fare domande. Anch'io mi offrirò a lui anima e corpo. Un po' meno, eh. Non è il nuovo messia. Però la regina non è morta. Ma le hanno tagliato le braccia, effettivamente. Non ci avevo fatto caso prima, ho visto che l'avevano colpita, ma non pensavo le avessero amputato le braccia. Che forza! Griffiths, non la passerai liscia! Non la ucciderò ancora, non prima di essermi occupato di chi è ancora leale a lei. Non capisci, Xidor non può durare a lungo senza di me. Io sono l'unica capace di creare soldati. Ne è tanto certa? Qualcun altro c'è. Qualcun altro è in grado di diventare la madre. No, non può essere, non Arcem! Beh, invece proprio Arcem non mi sa, cara mia. Proprio così. Va bene, ti ascolto. Qual è questo patto che avevi in mente? Voglio che mi porti in un posto. Vuoi che ti faccia da autista? Io immagino di sì. E mi pagherai, giusto? Diciamo, tutte le provviste di una corazzata Dractor, può bastare? Che cosa, di un'intera corazzata? Direi che è interessante, facciamolo, fratello! Dimmi di più. Sì, però, allora, vanno a male le provviste, eh. Cioè, dopo un po' scadono, una mesata e via, Massimo. Hai visto quel rifugio che è volato via? Oh, sì, ho visto che hanno separato un mucchio di colpi. Sparato, non separato. Durante quella battaglia una corazzata Dractor ha fatto un atterraggio di emergenza nelle pianure a ovest. Voglio salvare i membri dell'equipaggio e in cambio vi darò le provviste della nave. Sembra un vero spasso. Ok, accetto la proposta. Davvero? Ma solo dopo che saremo tornati a Solon. Avremo bisogno di carburante per il viaggio. E poi quelle pianure si trovano in una corrente rossa. Dobbiamo aspettare che si calmi. Che cos'è Solon? È la città in cui viviamo. Cosa dia... Madonna! おいって言いやがったのか兄貴あれじゃ武蔵を出せないぜっ
なんだ。何が起こったんだ。Arshem asserisce la sua dominanza, non si sposta. Brava, brava, brava. Yamato, allora, che succede qui? Oh, cavolo, sono ancora stanco. Ma Kiyoka mi farà una ramanzina se non vado. Devo andare a scuola. Eh già, sei uno studente che ha molte responsabilità. Ci stiamo avvicinando a Edesia. Situazione? Stiamo inviando un segnale, ma nessuna risposta. Sembra preoccupante. Temo di sì. Inviate una squadra di ricognizione a Edesia per cercare eventuali sopravvissuti. Raccoglieremo anche frammenti ridati a tutte le provviste rimaste che riusciremo a trovare. Edesia è ormai quasi nel nostro campo visivo. Reindirizzamento del segnale video alla giubba blu. Oh. Quindi questa è Edesia. È terribile. E i runi della sorte erano nella cintura blu. È possibile che ci siano dei sopravvissuti? Andremo subito a investigare Edesia. Ma quindi Edesia è un altro posto, è un'altra fortezza, che ormai non esiste più a quanto pare. Non era santuario. Il compito della nostra squadra è di scortare la squadra di ricognizione. A meno che santuario non l'abbiano tradotto prima e poi abbiano cambiato in Edesia, non ne ho la più pallida idea, sinceramente. Ci sono nemici nascosti nelle vicinanze, beh, è ovvio. C'è la squadra di ricognizione che prima ci deve fare il rapporto. Che tragedia. Questo avrebbe dovuto essere un rifugio, proprio come Lixia. Ok, 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 era il rifugio. Meno male, ci hanno spiegato. Aspetta, dov'è Oi? Oggi non è in servizio, va a fare l'idol. Lo sapete, no? È una idol Oi. L'abbiamo visto nella storia parallela. È da un bel po' che non vado ad un concerto degli Starfield. È stata lei, è una... Aoi fa parte degli Starfield. Sono davvero così popolari. Sono una delle band emergenti più in voga del momento. Non sono mai stata a un concerto dal vivo prima d'ora. È per questo che stiamo andando. Bisogna godersi un po' la vita, sai? Chissà cos'è stato. Oh, qualcuno non era stranamente cupa. Jun, stai meglio ora? Sto benissimo, mi sento alla grande. Stamattina ho quasi fatto tardi perché non riuscivo a sistemarmi i capelli. Ho dovuto fare di corsa tutta la strada fino a scuola. Così ora i miei capelli sono di nuovo in disordine. Oh. Ah, forse dovrei semplicemente tagliarli. Tu hai sempre avuto i capelli corti, vero? Ah? Oh, sì. Che succede? Di nuovo. Lui fa davvero parte della mia famiglia. Sì, le stanno affiorando i vecchi ricordi. ここが俺たちの町、ソロンだ。地上にこんなところが。驚きだろう。ここじゃ2000人ほどの住人たちが踏ん張って生きてる。この環境で生きられるのですか？生きられるかどうかじゃない。生きるんだ。Si sta facendo davvero interessante questa seconda parte di Megaton Musashi. Questo, se non sbaglio, era quello che era stato incluso in Cross, che sarebbe poi il capitolo, il continuo di Megaton Musashi. C'è Musashi, Cross e Wired,
che Wired era gratis se aveva acquistato Cross in Giappone? È impossibile. Se al rifugio non ti vogliono, non hai altra scelta che convivere con la morte. Tutto bene? Non ce l'hai con me? Sono uno di quegli stessi alieni per colpa dei quali ero in questa situazione. Nessuno potrebbe biasimarti se mi volessi uccidere. E a che servirebbe? Non ho tempo per avercela con nessuno. Voglio aiutare le persone che lottano per sopravvivere qui. La volontà di sopravvivere è il desiderio più semplice e puro che si possa avere. Victor, noi terrestri ce la stiamo mettendo tutta per sopravvivere. Voglio che tu lo veda con i tuoi occhi, come rappresentante del tuo popolo. Oddio, questi direttamente usciti da Kenny il guerriero. Dove hai rifinito, Victor? A far scorta di medicine. Ve l'ho detto in una maniera molto buffa. Di nuovo a scavare tra i rimasugli di mostro, eh? Puoi dirlo forte. Hey, let's go, broski. Ah, è una ragazza. Oh, attenzione. Vedo che hai fatto scorta di donne anche. No! Ma come? Ma che... No, che significa che ne dici di farmela provare? Ma stai scherzando? È veramente Ken il guerriero. Sono veramente usciti da Ken. Te l'ho già detto, anche se il mondo è andato in rovina non significa che dobbiamo comportarci come bestie. Come vuoi tu, amico, ma noi ci divertiremo un po' con lei. Non avete niente di meglio da fare? Tipo pensare a proteggere la città per una volta? Non me ne può fregare di meno. Ora dacci la ragazza. Quanto avrei goduto se fosse arrivato veramente uno in stile Ken e le avesse gonfiati di botte. Sarebbe stato ilare e surreale, ma sarebbe stato bellissimo. Che poi hanno quella specie di tatuaggio. Due ce l'hanno molto simile e quello ce l'ha sull'occhio. Allora, chi è prossimo? Dannazione. Me lo ricorderò. Beh, dopo che comunque sì, abbiamo visto che un liceale se lo fa con un alieno, più grande di lui ovviamente, e abbiamo visto che c'è un feto dentro l'alieno morto, e quello che viene pugnalato al cuore. Vabbè ragazzi, questo mi sa che forse è il meno. Un po' c'è da capirli. Ma non è vero, no, no, non c'è niente da capire. Sono disperati, ma guarda, io penso che l'ultima cosa sarebbe una donna quando non hai cibo, né medicine, né un tetto sopra la testa. E ecco, lottano contro la paura della morte, aggrappandosi a quel poco di sanità mentale che gli è rimasta. Effettivamente non ce n'è rimasta molta, visto che vogliono provare una bimba. È piccola Arshem, cioè a vederla pare che non abbia più di 14 anni. A parte che vabbè, il contesto di Giappone, l'oli, è tutto particolare. Allora Victor, quando ce ne andremo da questo posto? Guarda, io te ne farei andare via anche adesso Arshem, se fosse possibile. È impossibile leggere in modo esatto le correnti. Direi tra 2 o 3 giorni. Oddio, poverino. Capisco. Mi dispiace davvero tanto, Arshem. Anche se penso che sarebbe stato peggio per loro, visto che Arshem può diventare una specie di lupo e sbranarli in un attimo. Chi è che succede? Chi è quel bastardo? Oddio! Ryugo! Ma che... Che diavolo è successo, amico? Uno dei lacchè di Masamune se l'è presa con me. Dice che sono entrato nel loro territorio. Masamune, chi è? Cosa? Stai dicendo che non lo sai? Te lo sto chiedendo. Masamune Kuze, il vero padrone di Seikoku. Tutti a scuola lo conoscono. Cioè, tutti hanno paura di lui. Ovviamente non osano nemmeno nominarlo. Non ho mai sentito parlare di lui, ma non importa. Andiamo a fargliela pagare. No, amico, lascia perdere. Quel tipo è di un'altra categoria. Che c'è? Hai già combattuto contro di lui? No, ce l'ha solo prese. Ti dico che quel tipo è pazzo. Non ho mai sentito parlare di quel tizio prima d'ora. Qualcosa mi puzza. Andrò a conoscere questo Masamune. Ah, messaggino? È Kiyoka? Ah, adesso Jun, ok. Vieni all'ingresso, ragazzi. Secondo me Yamato può accedere al tetto dell'ala aule. E prima allora a quale tetto ero acceduto? Scusa. Tenendo la Masamune?
Sì, sembra un vero pentagrane. Non ti sembra strano, Yamato? Cosa? Masamune Kuze è incredibilmente forte e con le sue amicizie è in grado di influenzare il consiglio studentesco. Chiude ogni discussione a cazzotti e picchia chiunque non sia d'accordo con lui. Un boss mafioso che governa la scuola dall'ombra. Sì, sì, l'ho già saputo. Quel tipo prima non esisteva, da dove diavolo è uscito? Vero? Quindi lo pensi anche tu? È davvero un mistero, eh? Reiji! Io mi chiedo se Jun si sia invaghita di Reiji fin dall'inizio, perché all'inizio, quando l'ha visto per la prima volta nella cutscene di qualche episodio fa, lui stava amoreggiando, tra virgolette, col gatto, lei si è un po' schifata, ma forse era solo per mantenere le apparenze da ragazzina superiore. Reiji è su qualcosa, effettivamente, dice che tutti probabilmente sono stati ingannati. Una riprogrammazione mentale, certo, perché c'è stata una riprogrammazione mentale dopo l'incidente con il Musashi, ma anche in quel caso dobbiamo andare a incontrarlo. Ma in quel caso io mi chiedo, chi è che ha riprogrammato? Qualcuno ha fatto una riprogrammazione mentale fasulla? Ma poi a livello tutto quanto di Ixia? Cioè, è come se fosse, tipo quando, non so se avete visto Animali Fantastici, quando scagliano la magia con la pioggia per far dimenticare a tutti quanti di aver visto la magia. Qui la stessa cosa, tipo, hanno riprogrammato tramite onde radio, per esempio. Perché se no non si spiega questa riprogrammazione così strana. Konna koto ga arieru no ka? Kore wa machigai naku Taiji no saibou. Shikamo, ningen to Drakutar jin no DNA o hikitsuide imasu. Kiseki da. Kono ko wa mada ikite iru. Minami-san. Allora, io stavo facendo un discorso serio e qua andiamo ancora più giù con il figlio di Teru. Allora, di Teru e Sayaka. Allora, con calma, dicevo, hanno fatto una riprogrammazione mentale tramite onde di un qualche tipo che però influiscono su tutta quanta Ixia. Ma perché qualcuno vorrebbe riprogrammare un ricordo pessimo di un tizio che controlla la scuola con i soldi e con i pugni? Non ha assolutamente senso. Quindi qualcuno effettivamente ha compromesso i ricordi. Teru sa che Sayaka aspettava un figlio, che è suo probabilmente, ed è ancora vivo. Nel corpo della comandante Minami sono state trovate delle cellule embrionali, cellule vive. Cosa? L'analisi genetica ha dato risultati sconvolgenti. Quel bambino è prodotto di un essere umano e di un alieno. Tu e la comandante Minami. Mi dispiace. Non è nulla di cui scusarti, ragazzo. Quel bambino è seme di una speranza. Usando il sangue di quel bambino possiamo sviluppare un vaccino genetico. Una soluzione per riuscire a vivere su questo pianeta inquinato. Potremmo lasciare il rifugio! Questo significa che anche i Draktor potrebbero vivere nell'ambiente naturale della Terra? Che cosa? Il dono dell'evoluzione. È come chiamano il patrimonio genetico che permette a qualcuno di vivere su entrambi i pianeti. Perfetto! Ora non potranno più distruggerci tanto facilmente. Ti sbagli, è l'esatto contrario. Se lo scoprono, faranno tutto per portarcelo via. Cosa c'è che non va, Teru? Dottor Ryder, quel bambino finirà per metterci in pericolo. Quel bambino è la nostra salvezza! Il DNA del bambino può aiutarci a ripopolare la Terra! Che meravigliosa scoperta! Il bambino potrebbe anche finire per alimentare le fiamme della guerra. Avete informato la giubba blu? Chi
Che senso ha? Continuerò la mia ricerca in segreto. Dottor Ryder. Ad ogni modo, ora vado. Teniamoci per noi il nostro piccolo segreto, d'accordo? Posso chiedere una cosa? Eh? È un maschio o una femmina? Allora, ma no, no. Ah, ok, forse aspetta. Potrebbero aver prelevato delle cellule e aver visto il DNA. Questo è innegabile, quindi il DNA XX e va bene. È una femmina, quindi è la principessa di papà. Va bene. Grifasco. Shinoag Bares. かつて私の上官であった男。 今では永久牢獄の囚人。 貴様の罪は何だったか。 私が言ってやろう。 お前の罪は反逆罪だ。 シドルに滅亡の危機が迫った時、 女王は決断した。 シドルを捨て外宇宙に移民することを。 しかし、お前は女王に命がけで進言したのだ。絶対的力に抗うこと。女王に剣を抜いてまでな。もう終わったことだ。終わったことではない。何？私はふぬけの女王とは違う。過ちを正さねばならぬ。過ちを正す。それはどういう意味だ？ まさかエルゼドと。シノアグ、私の志に従うか。 Gioi. La storia qui inizia a farsi davvero intrigante. Bella, bella, bella. Andiamocene mentre le guardie sono occupate con la cerimonia di incoronazione. Mi dispiace, Demir. Allora, andiamo sopra. Io direi di concludere questo capitolo, così almeno andiamo un pochino avanti, facciamo un altro incontro. Così tu sei famoso Masamune? Che accidenti sei? A me non sembra uno studente. Da quel buco sei strisciato fuori? Mamma mia, cattivissima. Kuze, ecco Kuze. Ero convinto che tutti conoscessero Masamune Kuze. Mi dispiace, ma io proprio no. E tu non stai facendo granché per convincermi. Oh, qualcuno si è fatto prendere un po' la mano. A tutti gli altri è stata riprogrammata la mente, a noi no. In questo rifugio non si può mai sapere cos'è reale e cos'è falso. Razza di... Perché hai attaccato Ryugo? Volevo solo vedere quanto potesse essere forte un pilota veterano. Dovrò pur dare un po' di spettacolo se voglio diventare un pilota, capisci? Tu vuoi diventare un pilota, eh? Quindi è a questo che aspiri? Non è forse il sogno di ogni ragazzo quello di diventare un pilota? Doka, tocirimasen youni. Ah, bella così allora. Non ho bisogno di aiuto. È una cosa tra me e lui e nessun altro. Sapevo che l'avresti detto. Yamato. Sono noi due. Preferirei di gran lunga affrontarvi tutti e chiudere la faccenda. Prendi questo.
attacchi a questo tizio. I suoi attacchi sono perfetti, efficaci, come se fosse stato addestrato. Di sicuro non è un delinquente, deve essere delle forze speciali o qualcosa del genere. Mi dispiace, amico. Quando si tratta di combattere, Masamune Kuze non teme i rivali. Ehi, ma quello è un concerto degli Starfield? Fantastico, mi piace la loro musica. Ah, incassi bene, te lo concedo. Ascolta, quando vedo il segnale voglio che aprete quelle tende. Immagino tu abbia qualcosa in mente. Ma non deve essere tra lui e te? Io sono quel genere di persona che si preoccupa più di vincere che del proprio orgoglio. Io non vorrei dire, ma Yamato è un criminale. Cioè, gli ha spaccato l'osso del collo, niente meno. Ok, che succede, Ginta? C'è qualcuno lì fuori che aspetta di attaccarci? Non ci sono sopravvissuti, immagino, eh? C'è qualcosa nelle vicinanze! Signori Tractor, è una squadra d'assalto nemica! È un'imboscata! Ovvio. Tutti i membri dell'equipaggio ai propri posti! Fare rapporto all'hangar dei Rogue, prepararsi per un dispiegamento di emergenza! Bel colpo. Proprio così, sono più forti tutta la città. Faresti meglio a ricordartelo. Yamato Ichidaiji, il ragazzo con l'istinto omicida e la voglia di vincere. Non c'è da stupirsi che tu sia un pilota di Rogue. Non mi piace quel tuo tono, teppista. Prova a ripeterlo. Oh, per tutti i sentimenti, tesoro. Ma penso che Jun faccia la civetta un po' con tutte, dai. Ah, tempismo perfetto. Ci racconterà tutti i tuoi segreti quando torneremo, Masamune. Vediamo come si evolve la situazione. Tutto secondo i piani per ora. Certo. Vediamo un po' che missione ci aspetta oggi. Va bene. Livello 26, ombra di fuoco. La squadra che indaga sul retto di Edesia è caduta in una trappola del nemico. Mettila in salvo. Questo, dai, prendo questo. C'è arrivato un po' di nuovo equipaggiamento, lasciate che ve lo mostri. Siamo riusciti ad analizzare Dark Knight e a costruire delle armi più efficaci. Per Yamato abbiamo il potentissimo revolver fotonico Magnum e due lame impulsi di antimateria, che ci piace chiamare lama psionica Alpha. Armi che spaccano per un pilota che spacca, mi piace! Il tuo nuovo fucile Optima può darti istantaneamente una potenza di fuoco ottimale. Grazie amico! Teru, il tuo lanciere spettrale può perforare nemici usando energia iperfotonica. Ricevuto, vedrò cosa riesco a farci. Tutto contento lui di progettare le armi, poi di darcele a noi. Buona fortuna a tutti. E finirò di costruire anche te un giorno. Sembra interessante questo Rogue. Allora, proverò quello che sta pilotando Ryugo. Mi pare... è forse il Rogue più agile che ho. Anche se la potenza non è paragonabile a quella del Musashi Green Asa.
dopo tanto atterriamo nel verde. Ogni tanto la map psionica alfa, un fucile optico arriva al verde tonico Magnum. Nuova lancia, lanciere spettrale, in dotazione del tarot di Teru. Le lance sono veloci e hanno una lunga portata, ma ti lasciano vulnerabile dopo l'attacco. A ogni attacco consecutivo l'arma viene ricoperta da un'aura che aumenta la potenza e il numero di colpi. Con l'aura, tieni premuto L più Y, attiva lancio dell'aura che scaglia l'aura dell'arma. Oh, ok. Eccola qua, ma quanto è forte? 5056. Ok, vuoi dare lui gli ordini? Ma devo per forza colpire un nemico per aumentare l'aura? Mi sa di sì, dai. Vabbè, andiamo. Dove sono i nemici? Datemeli. Vieni qua. Eccola che viene ricoperta d'aura, lo vedo, lo vedo. Come faccio a sapere però quando è carica al massimo? Ok, questo è andato. Nemici? Oh, dov'è? Ma che succede? Ah, eccolo qua. Ah, me lo punti, grazie. Ah, eccolo! Paralizza quindi il nemico! Interessante! Vabbè, quanti ne sono ora? Wow, la gittata è lunghissima! Detonatore folle? No, ho sbagliato personaggio! Ok, allora, con lui, dai, con lui, voglio giocare un po' con lui anche. Oddio, è una mazza incredibile, è un martellone. Bello. Daga Ignis, ok, e anche fucile Optima, perfetto. Oh yeah. Un attimino che prendo qua, oddio quanto è veloce. Oddio no, si pilota male questo. Troppo leggero rispetto agli altri. Ah, scivola con una bellezza questo. Mamma mia ragazzi, quanto sta diventando bello sto gioco. Molto meglio di quanto mi aspettassi. Quanti attacchi, quante combo! Ma ho anche messo le mod per gli attacchi, quindi sì, diciamo che se non riescono a rompere il loop di attacchi sono fregati. Bellissimo. Perfetto. Che cosa c'è che non va? Dobbiamo aiutarli a combattere. Puoi smettere di farti prendere dal panico. Mi sto agitando un po' troppo. Jun, tutto bene? Sapete cosa? Yamato, vai. E c'ha lui il bastone del comando? No, non è questo, ma lama, ok, vai. Bella sta combo, mi piace. Combo aerea poi, tra l'altro. È forte, ma non so perché non... No, scusami, ecco, grazie. No, è che non capivo. Revolver
Ok, revolver. Revolver. Accidente. Arriva il capo? Non è Masamune questo, vero? C'è un nuovo tipo di nemico. È un umanoide. E sputa fuoco? È un tipo di nemico più massiccio, molto più grande del Dark Knight. Sembra che sia in grado di sparare delle bombe di fuoco molto potenti. Lo stiamo registrando con il nome in codice Balrog. Balrog, come un demone di fuoco, eh? È un nome da sballo. Terran. Ma chi è? Interessante comunque sto rogue, eh. Vedi, se non riesce a rompere la combo è fregato. Questo bisogna anche scappare, non solo attaccare a diritto. Bisogna stare attenti. Userò il pugno Megaton. Il terreno non è abbastanza aperto, il nemico è troppo veloce, non riuscirei a colpirlo. E se ci fosse un modo di colpirlo con certezza? Che cosa? Ryugo, spara un organo magnetico al braccio destro della mia unità e al Balrog. Cosa? Di che stai parlando? Fallo e basta! Yamato, non stare mica pensando di... Ma dannazione, ok! Puoi provarci, ma non mi colpirai. Lo vedremo. Ecco che arriva un pugno Megaton a effetto! Sul serio? Ed è mai venuta con le tue bombe incendiarie? Ora! Pugno remoto e pugno Megaton. Vai, un altro colpo per sicurezza. Non si sa mai. Non basta di certo questo a sconfiggermi. Veloa Gides. Quindi no, sempre gli alieni. Vabbè, immaginavo alla fine, per forza. Veloa Gides, abbiamo raccolto dati sufficienti. È ora di ripiegare. Ricevuto. Non è molto della quale. Voleva magari rimanere a combattere. Legendary. Belli comunque. Come si muovono questi nuovi rogue? New record. Veloa Gides, perché lui? Lo sto mettendo alla prova per vedere se è in grado di soddisfare le mie aspettative. Tutto bene? Temo che la regina sia scappata. Cosa? Chiedo umilmente perdono. Sembra che Demir Goler sia coinvolto in tutto questo. La regina può percepire la presenza della principessa Arshia, ma anche da grande distanza. Quindi se la lasciamo andare, ci porterà dalla principessa Arshem. Bel piano. Funzionerà? Non credo. そうと。シドルが地球を征服したようだよ。我々から逃れて母なる星を襲うとは因果応報と言うべきか。それは自らの行為を否定していることになるわ、アダム。いや、客観的に見ての話だよ、イブ。派生主は根絶やしにせねばならん。 Allora, c'è da fare una cosa, c'è da dire una cosa. Il personaggio che si chiama Adam aveva la voce di Dio. È stato il doppiatore di Dio Brando nella serie JoJo, le bizzarre avventure di JoJo. E il fatto che sia Adamo
È tutto bellissimo. Però abbiamo Adamo ed Eva. Quando Eva ha detto Adamo, io ho detto ok, no, aspetta, non dirmi che quelli sono Adamo ed Eva perché sarebbe assurdo, cosa sta succedendo? E a quanto pare lo era. Quelli potrebbero essere i progenitori di una nuova specie, magari un ibrido tra umani e alieni che ancora non conosciamo. Ok, quindi ora Arshem è più conforme allo stile di Solon. Siamo a posto con le medicine? Sì, ne abbiamo una bella scorta. Ho già preparato la spedizione di oggi. Cosa state per fare? Una consegna. Una consegna. Esatto, distribuiremo medicine e altra roba alla gente. Ma solo a quelli che se lo meritano, non quelli che vogliono fare del male a Arshem. Vengo con voi. Perfetto. La prima cosa, consegneremo un po' di medicine alla residenza privata sulla strada est. Beh, allora diciamo che qui può terminare questo episodio, amici miei. Per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, stiamo scoprendo sempre più roba incredibile, sono davvero super contento di andare avanti. E dall'episodio 10 in poi ne stanno succedendo di ogni, è fantastico. Io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!